Lei che è così giovane, ma nonostante questo, per fortuna è riconosciuto come uno dei leader del settore. Come vede questo settore e quali sono le prospettive per un giovane avvocato in questo ambito? Ma penso che le prospettive siano buone. L'importante è fare come abbiamo fatto noi quando abbiamo fondato questo studio col mio socio Matteo Orsinger, poi altri si sono aggiunti, e focalizzarsi su un ambito specialistico e coltivarlo in modo coerente. Penso che paghi sia dal punto di vista della soddisfazione personale che del cliente. Quindi. Se lo aspettava questo riconoscimento o pensava di essere troppo giovane per averlo? Di essere bravo penso che lo sappia, tutti gli avvocati sanno di essere bravi. Sì, immagino forse anche di essere più bravi di quello che sono. Sì, talvolta sì. Sì, mi sono dedicato molto a questa materia, sinceramente non pensavo perché di vincere, perché Sironi, che mi pare sia arrivato terzo, sì. Dragotti che è arrivato secondo, sono professionisti di grande livello, quindi secondo me eravamo tutti più o meno. È stata una bella battaglia. Sì, senz'altro.